Buonasera, bentrovati per questo appuntamento di stasera con, è saltato il microfono, però va bene lo stesso, stasera venerdì 29 gennaio 2016, abbiamo finito il primo mese dell'anno 2016 e vabbè, sa da concludere comunque qualcosa. Allora, stasera andiamo a iniziare, abbiamo tanti ospiti, state con noi. Prima di iniziare, per introdurre gli argomenti di cui tratteremo stasera, la trasmissione l'andremo a condividere assieme a Nancy Sainbene e a Enzo Nicoletti, sarà una conduzione un po' variegata a secondo gli argomenti. Prima di tutto vorrei ricordarvi il momento di gioia che domani la comunità parrocchiale di San Giovanni Bosco in Caltagirone celebrerà. Perché un momento di grande festa, dopo tanti anni ha lasciato il ministero pastorale della parrocchia Padre Salvatore De Pasquale, chiamato ad altro incarico da Sua Eccellenza il Vescovo, e invece chiamato a nuovo parroco per svolgere il suo ministero pastorale, sarà Don Davide Paglia, che dopo circa 3 anni passati a Roma presso la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ricordiamo che l'abbiamo avuto modo di vedere quando c'è stata la manifestazione nazionale delle chiese d'Italia a Firenze vicino al Santo Padre Papa Francesco, ecco, abbiamo aperto anche una trasmissione ricordando con piacere, facendo rilevare con piacere che un figlio della nostra Caltagirone, ecco, era là a svolgere un ruolo certamente che ai più di noi era sconosciuto. Vederlo, l'abbiamo seguito da giovane seminarista, praticamente abbiamo visto la sua crescita, trovarlo accanto al Papa a fare da cerimoniere a Sua Santità Papa Francesco e al Cardinale Angelo Bagnasco ci ha fatto quanto mai piacere. Ecco, Padre Davide Paglia è rientrato a Caltagirone, Sua Eccellenza il Vescovo gli ha dato questo grande mandato. La parrocchia di San Giovanni Bosco è la parrocchia più grande della diocesi di Caltagirone, più numerosa, più popolosa. Avrà tanto da fare, ma è un giovane prete, già di provata esperienza anche dal punto di vista pastorale parrocchiale. Ricordiamo il suo ministero, lo ha svolto già nella parrocchia di San Giorgio, lo ha svolto già nella parrocchia della Madonna del Ponte. Credo che, e siamo convinti, che farà altrettanto bene presso la comunità parrocchiale di San Giovanni Bosco. La celebrazione domani pomeriggio alle ore 18 sarà preceduta da una celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo di Caltagirone, Monsignor Calogero Peri. In bocca al lupo a Padre Davide Paglia, auguri a tutta la comunità parrocchiale di San Giovanni Bosco e noi andiamo a iniziare questa trasmissione. Benvenuto all'onorevole Giovanni Burtona. Buonasera. Come stiamo? Tutto a bene, posto? Tutto bene. Sono tanti gli argomenti di attualità politica di cui possiamo intrattenerci con l'onorevole Giovanni Burtona. Partiamo dall'immediatezza. L'immediatezza della notizia è che domani a Piazza Massimo a Roma si celebrerà il Family Day. Dal 2009 che non si celebra più questa adunata di famiglie per ribadire il no alla legge Cirinnà che sarà discusso, credo, la prossima settimana già al Parlamento nazionale. La posizione del Partito Democratico, di cui è rappresentante l'onorevole Giovanni Burtone. Un momento un po' complicato dal punto di vista politico. Abbiamo, scusi se completo l'analisi, abbiamo un Presidente del Consiglio che oggi lascia libertà di opinione ai deputati. Ma è pur vero che qualcuno ricorda che nel Family Day di Piazza San Giovanni, celebrato nel 2009 se non vado errato, Matteo Renzi era presente, diciamo, ad appoggiare questa linea. Per cui, ecco, io credo che sia un po' imbarazzante dal punto di vista politico oggi mantenere alcune posizioni che dovrebbero essere di sinistra, ma si sono contro queste posizioni, diciamo, dei cattolici, chiamiamoli così per semplificarlo. Ma io voglio dire due cose in premessa. Una prima, la dico da cattolico democratico, quando si legifera non c'è dubbio che
il proprio patrimonio culturale, ideale è sempre di indirizzo. Però un legislatore legifera seguendo le leggi della Costituzione e quindi legifera per il paese e non soltanto per la propria parte. La seconda considerazione è che il Partito Democratico è un partito che è nato recentemente, è il frutto di una sintesi di culture politiche diverse, tutte riformiste, ed è un partito che si è dotato di un programma. Nel programma del Partito Democratico c'è anche il riconoscimento delle unioni civili. Poi ci sono alcuni aspetti di questa legge che possono anche portare, e anche questo è all'interno del nostro statuto, una libertà di coscienza da parte dei parlamentari. Sui Diciamo sui problemi etici. problemi etici. Quindi noi non c'è dubbio che continueremo una discussione al nostro interno, però l'orientamento prevalente, un orientamento che guarda al paese, è quello di dare riconoscimento ai diritti e di doveri di cittadinanza anche alle unioni civili. Nel nostro paese, così come in ogni parte del mondo, sono presenti esperienze di vita d'amore, che non sono quelle della famiglia tradizionale, il dovere di uno Stato è di regolamentarli. All'interno della legge ci sono alcuni aspetti che vanno discussi. Se ne parla a sproposito alcune volte perché per A volte sentito senza dire, cognizione di senza causa, quindi. cognizione di causa, perché le leggi Certo. vanno lette, si utilizzano termini inglesi Certo. per Ma diceva un dare inglese. altisonanza agli argomenti No, per nascondere anche l'evidenza verbale, e per diciamo. nascondere alcuni aspetti, alcune strumentalità, alcune forzature che si Certo. vorrebbero fare. Io ripeto, utilizzerò questo messaggio del Presidente del Consiglio di votare secondo la mia coscienza, però necessariamente dovrò leggere la norma da come verrà fuori al Senato, perché parliamo di una norma Certo. che sarà votata al Senato, poi arriverà alla Camera dove potrebbe subire ulteriori Modifica e ritornare poi al modifiche. Senato, diciamo. Ulteriori modifiche. Io penso in questo, per non essere ipocrite, per entrare nel tema, visto che è stato posto, che sul tema delle adozioni, credo sia necessario un ripensamento complessivo. Consideriamo che per tutte le coppie, anche eterosessuali, l'adozione è un campo difficile. Ci sono tante, coppie, che vorrebbero poter adottare e trovano moltissime difficoltà. Difficoltà. Quindi rivedere con maggiore obiettività questa normativa specificamente il campo delle adozioni, che è un campo difficile, in cui ci sono anche interessi complessi, non sempre legittimi. Io credo sia dovere da parte del Parlamento e toglierei dalla legge questo tema che sta creando troppe strumentalità e conflittualità. Sabato scorso hanno manifestato coloro i quali sono per la legge Cirinnà, Il Family domani il Day. Family Day avrà questo significato di una contrapposizione. Io ho rispetto delle piazze, però le leggi si fanno in Parlamento e, ripeto, si fanno guardando al paese, non soltanto alla propria esperienza politica, ai propri valori ideali. E quindi qualcuno mi chiedeva prima di entrare, ho incontrato amici, ma tu andrai a Family Day? Io non sono andato alla manifestazione di sabato, non vado al Family Day perché i parlamentari hanno un compito diverso. Ai cittadini credo debba essere riconosciuto questo diritto. Io trovo importante la partecipazione anche nelle piazze, in una fase in cui c'è una caduta di partecipazione democratica, vedere cittadini che si radunano per esprimere le proprie convinzioni è indubbiamente Fatto positivo. positivo, certo. Però, ecco, nel rispetto assoluto delle varie posizioni, noi dobbiamo guardare agli interessi complessivi delle nostre comunità. L'Italia, rispetto all'Europa, ha ritardi nel riconoscimento delle unioni civili. Quel segmento specifico non è, io credo che se dovesse arrivare, certo, decideremo.
e decideremo dopo aver letto la legge, senza strumentalizzazioni e senza forzature, ma per quel che mi riguarda troverei più giusto che il tema venisse affrontato complessivamente, perché ripeto, io ho seguito da tempo il campo dell'adozione perché è stata ministra della famiglia Rosi Bindi, quindi so quando stava certo. preparando la legge, ma l'ho seguita anche perché, come è riconosciuto da tanti, io mi occupo di cose concrete, della vita quotidiana dei nostri cittadini e so tante storie di coppie che avrebbero voluto adottare, non possono adottare per limiti d'età, per una serie di ristrettezze burocratiche, per cui fare una legge complessiva dell'adozione io la troverei più giusta. Onorevole Burtone, per andare sempre e stare sempre sull'attualità, proprio di ieri il Consiglio dei Ministri, oltre a un rimbalzo di governo, diciamo, si è occupato di un argomento che probabilmente forse dai tempi del dopoguerra praticamente non si occupava, no? Delle povertà che in questo periodo, in questi anni, la crisi economica ha prodotto. Ecco, in che cosa si estrinseca questo intervento del governo centrale per le famiglie povere, per le realtà depresse economicamente? A sud 15%. È un linguaggio da dopoguerra, diciamo. Purtroppo la crisi che c'è stata in questi anni, che è stata una crisi che ha veramente sfiancato le nostre comunità, la perdita di posti di lavoro, la difficoltà di trovare occupazione, ha determinato l'allargamento delle fasce di povertà. Consideriamo che il 15% a sud vive nella povertà, il 30% nell'indigenza, quindi ci troviamo davanti a dati veramente che interpellano la nostra coscienza di uomini e di politici. Il governo ha fatto una cosa positiva, io come al solito non enfatizzo questi temi perché ci vuole molto rispetto, ci vuole anche un ancoraggio alla concretezza dell'azione, bisogna poi portare a termine i processi, è una legge delega. Ci sono delle risorse importanti, 3 miliardi per 3 anni, e quindi c'è la possibilità di intervenire. Si interviene non soltanto con interventi, chiamiamoli così, assistenzialistici, c'è la volontà da parte del governo di intervenire intanto veramente sulle fasce di emarginazione, ma cercando di riportare dentro una condizione di meno disagio larghe fasce della nostra comunità. È una legge delega, viene data al governo la possibilità di procedere con un sostegno al reddito, non parliamo né di reddito di cittadinanza né di reddito minimo di inserimento, parliamo però di alcuni interventi necessari per superare la dispersione scolastica, per dare un aiuto economico per le famiglie anche in termini di aiuti sostanziali per le difficoltà vere che hanno, quelle pratiche anche legate ai fatti quotidiani, la spesa e tutto il resto. Quindi io credo che sarà necessario seguire con attenzione questi percorsi. Consideriamo tra l'altro che ci sono alcune fasce di cittadini, quelli che lavoravano e hanno perso il posto di lavoro, che hanno avuto finora per esempio la cassa integrazione e poi la cassa integrazione in deroga e che ora non si trovano nella terra, si trovano nella terra di nessuno, non sono neanche pensionati. Ecco, l'indirizzo deve essere verso fasce mirate, quelli che hanno veramente bisogno. Non c'è dubbio che un ruolo prevalente lo dovranno avere anche gli enti locali. Lei giustamente faceva riferimento ai primi anni del dopoguerra, che sono stati anni difficili. Io credo che noi in alcune realtà ci troviamo veramente in una condizione di grande difficoltà. Io non ritengo si possa paragonare al dopoguerra, però non c'è dubbio che ci troviamo in una condizione in cui lo Stato deve essere presente. Non può essere assente, interpella il senso del dovere di ognuno di noi. Onorevole Burtone, tanto per stare sempre sull'attualità, è di questi giorni che stiamo vivendo i disagi per l'accesso alla città di Gela. La crisi del petrolchimico ha messo in ginocchio un'economia di un territorio che non è solo quello gelese,
ma è proprio tutto il territorio che va da Niscemi, va a Caltagirone, va a Piazza Armerina. Voglio dire, i lavoratori del petrolchimico ovviamente non sono solo di Gela, ma sono... Ecco, lei qualche giorno fa al Parlamento ha preso una posizione chiara e netta a difesa e a tutela del lavoro e dell'ambiente della città di Gela. Gela è un po' la metafora del Mezzogiorno, è stata una città che ha avuto un'industrializzazione notevole per mano pubblica. Questi interventi hanno creato lavoro, occupazione, sviluppo, però al rovescio della medaglia sono stati problemi ambientali, certo. Problemi legati delle immagini dell'intervento alla salute dei nostri cittadini. Ma la cosa che è altrettanto grave è che in quel territorio c'è stato anche un crescere della deindustrializzazione, si sono persi molti posti di lavoro. Ora, che tipo di intervento va fatto? Alcuni sostengono che lo stabilimento si debba chiudere, altri pensano che si possa continuare come prima. A mio parere là c'è la possibilità di riprendere il ciclo lavorativo, innanzitutto per risanare le discariche e poi per riconvertire l'industria, perché noi dobbiamo tenere insieme i tre diritti, il diritto al lavoro, ma anche il diritto all'ambiente e il diritto alla salute. Non ci può essere in questo quadro un diritto prevalente. Allora che cosa bisogna fare? Io ero il 14 agosto del 2014 insieme al Presidente del Consiglio Matteo Renzi a Gela, siamo stati al Consiglio Comunale e questo quadro Renzi ha predisposto. Ci sono ritardi però, è inutile dirlo, io non sono stato indulgente con nessuno nel mio intervento alla Camera, ho detto che ci sono ritardi e noi e il cittadino, non solo gelese ma di tutto questo comprensorio, non vuole giustificazione, non vuole sapere dove sta il ritardo, vuole risolto il problema. Alcuni lavoratori, alcuni consiglieri comunali sono venuti a Gela, sono venuti a Roma, hanno partecipato a una riunione allo sviluppo economico, al Ministero. Io sono andato insieme alla collega Cardinale e il problema centrale è proprio superare questi limiti che sono poi pastoie burocratiche, ma anche di volontà politica. Anche di scelta industriale da parte dell'ENI. Nell'intervento che ho fatto in aula io mi sono spinto oltre, ho detto se si superano subito i problemi bene, altrimenti non vuole essere un atteggiamento antidemocratico dire dobbiamo lì mandare un commissario che metta insieme tutti gli enti per far decidere, perché il cittadino, il lavoratore, le famiglie che vivono attorno al centro dell'ENI non possono attendere nel modo più assoluto. Noi dobbiamo fare fino in fondo la nostra parte, ecco perché io insisterò anche la prossima settimana, perché veda, io sono legato alla comunità di Gela da tanti anni, ho seguito tanti problemi dall'abusivismo, però io credo che quella sia una battaglia simbolo per la Sicilia. Noi dobbiamo avere la capacità, visto che si sta preparando anche il piano per il Mezzogiorno, di puntare al lavoro. C'è bisogno di infrastrutture, c'è bisogno di sostegno all'economia, c'è bisogno di incentivi per l'occupazione. Guardi che noi non siamo toccati direttamente, però quello che sta avvenendo a Napoli, dell'Apple, una grande multinazionale che decide di allocare a Napoli uno stabilimento che darà 600 posti di lavoro, ha un significato non soltanto perché 600 lavoratori avranno lavoro, ma perché il nostro paese dà segni di fiducia, tornano gli investitori anche esteri, noi abbiamo bisogno di questo sostegno. Mi auguro che anche la Sicilia abbia questa stagione virtuosa, perché abbiamo alcuni segnali positivi dalla Fiat a questo investimento di Napoli, anche gli interventi che il governo ha fatto obiettivamente per difendere il presidio di Taranto e di Genova per l'Ilva sono segnali significativi. Certo, certo.
Noi dobbiamo concorrere, ci vuole la virtuosità anche dei nostri enti locali e della nostra regione per prendere il traino dell'economia che nel paese riprende. C'è questa volontà del governo che fa la propria parte, ripeto, io non uso toni trionfalistici, dico soltanto che da parte del governo si sta facendo un'attività sicuramente positiva. Onorevole Portano, per avviarci alla conclusione, mentre parlava pensavo al parallelismo, al paradigma di Termini Imerese nella Sicilia occidentale e Gela nella Sicilia orientale. Guardi, è possibile che Gela va a finire come Termini Imerese? Ma io spero proprio di no. Non solo, ma anche Termini Imerese sono uguali, eh? Termini Imerese è una battaglia che non dobbiamo abbandonare. Ecco. Non dobbiamo abbandonare, guardi. Io la prossima settimana spero di portare alla Camera anche le problematiche dei nostri agrumai, dei nostri produttori di agrumi. Ne parliamo poco e ne dobbiamo parlare, perché quest'anno già la crisi morde, certo. Perché la produzione è stata ampia, purtroppo il prodotto è piccolo e quindi non trova facilmente mercato. C'è un arretramento nella commercializzazione e quindi i prezzi si sono notevolmente abbassati. Mi auguro, spero, vedo la prossima settimana di portare avanti questa battaglia. Noi non dobbiamo fermarci, dobbiamo fare ognuno di noi il nostro dovere. Quella di Gela, di Termini Imerese sono battaglie significative, ma il sostegno anche alle attività produttive tutte credo che debba essere il lavoro che tutti insieme dobbiamo fare. C'è qualcos'altro che mi sfugge che può interessare i nostri telespettatori? Possiamo fermarci grazie. Qua ed eventualmente risentirci grazie, la prossima grazie. Settimana. Con piacere. Credo che queste qui sono giornate caotiche. Sì, sì. Piene impegnative. Intense, impegnative dal punto di vista parlamentare per sì. Tutto quello che si sta facendo. Renzi non mi sta dando tregua, però al di là ora di ogni cosa. No, io devo dire questo che alcuni... Senta, onorevole Portone, scusa di interrompo. Sì. Lei è una persona pacata, tranquilla, ecco, non è detto poi. No, capiamoci, l'ha usato lei questo termine, nel senso che non enfatizza spesse volte. No, perché penso che questo sia il dovere che noi abbiamo. Quindi... Sì, certo, nel momento in cui c'è una grande caciara, dice qualcuno probabilmente che faccia capire di stare coi piedi per terra e valutare le cose per quel che sono. Non so come leggerla, l'intervento del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, nell'affrontare la mozione di sfiducia nei confronti della Boschi l'altro giorno. Sì. Inusuale, diciamo, per un capo del governo pigliare proprio il toro per le corna e affrontarlo brutalmente, diciamo, senza usare il politichese, anzi, scendendo in una dialettica molto più violenta e virulenta rispetto alle forze di opposizione che avevano presentato. Sì. Viene da ridere perché io seguo un po' l'attività politica, la prima volta, cioè dagli altri esponenti di governo, di capi di governo degli ultimi 30-40 anni, mi sarei aspettato un discorso, come si dice in Sicilia, a Ciasennesci, con un politichese, no, ma... quello di brutto, ma diviso praticamente, ha assunto questa posizione. Cosa sta modificando e cosa sta cambiando? No, ma Matteo e quando Renzi... sta incidendo, devo dire? Matteo Renzi, ripeto, non ha assolutamente i tratti della politica del passato, non usa le parole a... Diciamo... I palazzi romani stanno recependo o dopo Renzi ci può essere, a suo giudizio, un ritorno all'emblem parlamentare? C'è qualcuno che cerca di portare indietro? Mi pare difficile, però. Però mi pare che abbiano trovato un osso molto duro, mi pare che Renzi abbia questa forza, questa capacità di andare avanti con determinazione rispetto ai progetti che ha, non usa mezzi termini, e quello che è più importante, vado alla prima considerazione che è stata fatta, c'è un grande lavoro sia del governo ma anche del Parlamento di adottare alcuni atti. Guardi, c'è stata una polemica molto pesante, lo sappiamo, nel mondo della scuola, qui entreremo a discutere per ore. Certo. Però non c'è dubbio, una cosa che veniva sostenuta era che non avrebbero trovato soluzione ai problemi dei precari nei numeri che erano stati dati. Chiaro. In verità le cose si stanno dimostrando così come
era stato detto dal Presidente del Consiglio e in Parlamento, per cui 100.000 precari hanno trovato soluzione, sì, ci sono anche alcuni problemi connessi e non vanno sottovalutati e alcuni aggiustamenti vanno prodotti. Tra questi, lo e il governo diciamo. Ha predisposto gli atti per un concorso di nuovi 62.000 insegnanti. Io credo che questo sia in linea col fatto che non siano solo parole, ma che si tratti veramente di fatti concreti che incidono nella vita dei cittadini. Mi auguro che incidano positivamente, perché il Paese ha bisogno di riprendere. Grazie onorevole Giorgio Buttone, alla prossima, grazie. Brevissima pausa pubblicitaria.